si accumula gente che non sa più andare dove e come. Sarà un problema drammatico, avrà bisogno di tanta coesione sociale. Invece vedo adesso la politica con la P minuscola, ancora con la vecchia politica, tarda a capire che invece c'è bisogno di una grande rivoluzione anche culturale. La pandemia, tutti gli eventi mi hanno interrogato profondamente. Non era semplicemente un racconto di episodi, era un scriverlo dopo aver pensato, dopo aver pregato, dopo essermi interrogato. Ha riguardato gli interrogativi che riguarda la Chiesa, riguarda la politica, la cultura. Non sarà più come prima, dicevano. Adesso pare che tutto stia diventando come prima, cioè si sta riprendendo ancora come prima, come se niente fosse. Il capitalismo interrogato, inquietato da questo, dalla logica del profitto, il consumo. Finalmente abbiamo finito, quasi che tutta questa pandemia fosse un incidente di percorso. In un mondo che avvertiamo adesso rischia di essere chiuso in se stesso, inacidito. Ha lasciato delle tracce non solo di morte, ma di grande denuncia delle solitudini. Quante persone, per esempio, mi hanno interrogato, mi hanno telefonato in quei giorni qui, famiglie, perché tutti hanno detto stiano chiusi in casa, quasi che le case fossero grandi dove si poteva suonare, cantare. Abbiamo gente che non a caso è gente che vive in un monolocale dagli spazi ristrettissimi. Non c'è fase 2 su questo. Beh, noi avevamo 144 persone, senza dimora italiani, senza dimora immigrati con permesso e senza permesso di soggiorno, con problemi anche psichici. Le docce sono state chiuse, i servizi esterni sono stati cancellati, l'ascolto abbiamo cercato di tenerlo telefonico semplicemente, abbiamo lasciato soltanto le prese fuori dalla casa della carità per quelli che sono in strada, che hanno bisogno di ricaricare il telefonino. Più di 27 di ospiti erano positivi, asintomatici nel senso positivi. Però abbiamo dovuto allora ricompattare tutta casa a carità, la cura, l'attenzione, le mascherine, la visiera, con operatori che hanno fatto un lavoro enorme. Questa emergenza fa intravedere che le politiche sociali devono essere all'altezza delle sfide, non si può essere degli improvvisatori. Milano si è arricchita anche dell'immigrazione di tanti e così via. Credo che però sia una bella lezione a Milano, cioè. Dobbiamo fare i conti con la quotidianità sulle politiche sociali. La fine del mese sarà un dramma. Per non farlo diventare però drammaticamente ribellione, per non farlo diventare una preoccupazione dove la criminalità investirà forte, il dramma dell'usura sarà forte, ci sarà anche un sentimento di abbandono, di solitudine, anche malattie psichiche anche molto forti, la paura lascia delle tracce. Qui il mio scossone lo do anche a chi ha tanto potere, anche gli imprenditori che magari utilizzano loro e così. È possibile che dal piano culturale non avvertono che bisogna fare un salto di qualità? Si accumula gente che non sa più andare dove e come. Sarà un problema drammatico, avrà bisogno di tanta coesione sociale. Invece vedo adesso la politica con la P minuscola, ancora con la vecchia politica, tarda a capire che invece c'è bisogno di una grande rivoluzione anche culturale. Saranno le grandi scelte di giustizia sociale che dovranno essere riprese in mano, col coraggio di una politica con la P maiuscola.